gentili amici, insomma, oggi siamo presso l'Università di Padova con il professor Enrico Facco. È una storia molto particolare questa che vogliamo proporre. A me viene in mente l'enciclopedia degli anni 60 a conoscere, perché proprio la conoscenza rende forse l'uomo libero e la conoscenza forse riesce anche ad aver meno paura. Però tutto ciò che non si conosce, professore, noi abbiamo l'abitudine di avere un rapporto molto molto negativo. Quello che noi non conosciamo per noi è qualcosa di, insomma, un tabù, una forma di censura. Non sempre, dipende dal tipo di connotazione che ha e da come appare, perché sono tante il compito della scienza è conoscere ciò che non è conosciuto. Poi ci sono delle cose che quando sono imbarazzanti, perché costano con il nostro modello di mondo, allora diventa di più difficile sia accettarle sia studiarle. Sì, diciamo le massime in qualche maniera. E questa è la fisiologia della cultura e della mente umana. Lei è anestesista, sì. Parte come anestesista tanti anni fa e quindi ha il suo percorso. Sono ancora anestesista, sì. Certo. Però con varie tecniche diverse, perché l'anestesia solita è quello che ti mette l'ago, ti fa l'anestesia e poi dopo tu dormi, eccetera. Lei non si è voluto fermare a questo, ha voluto avere una conoscenza maggiore. Sì, ma direi questo, che tutto ciò che è anestesia e rianimazione, perché la specialità è unica, e in fondo tutto quello che riguarda la protezione del paziente da qualsiasi tipo di insulto critico, e quindi anche la rianimazione, la prevenzione quando sei in una situazione di chirurgia maggiore, sia il benessere del paziente, l'eliminazione di tutto ciò che è la sofferenza, sia in termini di affrontare una procedura come un intervento chirurgico, sia come terapia del dolore cronico, del dolore apparentemente intrattabile. Quindi è tutto quello che riguarda tutta la patologia umana, purché così grave da dare pericolo di vita, o tutto quello che dà sofferenze fisiche e non solo fisiche e che richiede un trattamento specifico. Quindi l'argomento, se la vediamo così, la anestesia e rianimazione diventa un campo infinito. Infinito, ma quello denota una certa sensibilità da parte sua, perché io se lei parla con la gente comune, dice, quando ho avuto delle esperienze, sono dovuti operarsi, insomma dicono, ah sai, parlavano dei fatti loro, sembravamo noi, sembriamo delle nullità, insomma un po' imbarazzante questo momento in cui il paziente, insomma, viene considerato poco. Invece questa ricerca, questa è una cosa che ha una ragione storica. Ha una ragione, è una ragione storica, perché se lei pensa, la nostra cultura si è sviluppata con la scienza moderna, partendo da Galileo, in direzione sempre di più di interesse solo per il mondo fisico, no? Anche perché l'anima era competenza della teologia all'epoca, quindi era un tabù poter affrontare la psiche. Era anche pericoloso. Esatto, pericoloso per la vita di chi se ne occupava, certo, no? Certo. Quindi la cultura cosiddetta laica si è sviluppata essenzialmente con l'interesse sempre più esclusivo per il mondo fisico, fino a raggiungere le estreme conseguenze nel XX secolo. Poi dalla filosofia è riemersa la psicologia e adesso si sta risvegliando nella letteratura scientifica, ancora non è tanto, siamo agli inizi, ma un interesse crescente per la soggettività e per i fenomeni della mente, in termini scientifici, fisiologici. E ci sono molte cose che noi assolutamente abbiamo sottostimato, non conosciuto, perché il nostro modello del mondo era essenzialmente materialistico e meccanicistico, e lo è ancora in gran parte come mentalità dominante. XXI secolo, questo è un momento in cui diciamo tutto pare veramente ingarbugliato, ci siano grandi confusioni, potrebbe determinare, si diceva, qualcosa di positivo. Ma la storia dell'umanità è fatta di rivoluzioni, nella vita sociale come nella scienza. Diceva Kuhn, grande filosofo della scienza, che la scienza va avanti per rivoluzioni, non per sviluppo lineare, perché conosci qualche cosa, poi a un certo punto scopri qualche cosa che è incompatibile con le teorie precedenti, e questo si afferma solo con una guerra tra i detrattori e quelli che sostengono le cose nuove. La cosa più, direi, concreta e più recente di questo è sostanzialmente, possiamo fare riferimento alla evoluzione radicale della fisica che abbiamo avuto da Einstein e poi verso la fisica quantistica, in cui hanno scardinato non solo la conoscenza di alcune leggi fisiche, ma addirittura il modello di mondo. Oggi è un fatto assodato per la fisica relativistica che il tempo non è assoluto, il tempo può rallentare, accelerare, fermarsi, tornare anche indietro, certo non nella vita di tutti i giorni, certo. In altre parti dell'universo o nel mondo dell'infinitamente piccolo, dei quanti, che sono la struttura base della materia. Quindi la realtà è molto diversa da come ci appare. Questo credo che sia l'unica cosa in cui tutti dovremmo fare
proprio usarlo come primo comandamento della nostra posizione, perché A in me ogni stessi. momento storico, anche nella scienza, ci sono delle cose che noi sappiamo e delle E cose che delle non cose soprattutto che sappiamo, possono e quelle che mutare. non sappiamo e sono vere sono apparentemente incompatibili con quelle che conosciamo, Per no? la mente umana sarebbe quasi difficile, oppure per la gente che sta a casa, e sarebbe inconcepibile pensare ad una anestesia, diciamo così, ipnotica. E invece ci sono dei casi, e lei ne è la prova Assolutamente. vivente, che lo usa, Sì, lo funziona esercita. benissimo. Poi Ecco. chiaramente va distinto bene cosa può La signora fare il Maria ha il dottore. terrore del dentista, e voi cosa fate? Facciamo una sedazione in cui lasciamo il paziente o sveglio e con dei farmaci portiamo a eliminare completamente l'ansia, in maniera che uno quando è seduto sulla poltrona del dentista ha lo stesso stato d'animo che avrebbe se fosse sulla sedia a sdraio in vacanza, come stato d'animo, perché l'ansia si può trattare benissimo. Sia con i farmaci e sia con tecniche comportamentali che vanno diciamo, da un approccio cognitivo, perché l'ansia, la paura del dentista ha delle origini storiche, ovviamente, biografiche, e uno sta male perché vive quello che deve fare come se fosse la riedizione di cose terribili che ha in qualche maniera o visto direttamente o subito direttamente. È lo stesso principio dei disordini post-traumatici da stress, del principio dei soldati reduci della guerra che vivono come se fosse in tempo di Certo. guerra, anche se ormai sono in tempo di pace, perché delle esperienze traumatizzanti che ti condizionano anche quando non c'è ragione, perché quelle cose ti evocano lo È spettro. vero. Allora, su questo ci sono tecniche che noi usiamo per risolvere il problema e far superare la paura, e tecniche che usiamo per poter affrontare bene l'intervento chirurgico, in cui in odontoiatria oggi deve essere garantita la completa analgesia, non esiste che uno debba sentir male e non esiste che uno debba avere ansia e paura. Mi viene in mente che passo gigantesco sarebbe per l'umanità togliersi, insomma, in un sol momento il 50-55% di Valium e di Sì, allora pasticche lì per diventa un coloro altro che capitolo, no? Che già soffrono affrontando, sì, chi di soffre di ansia. questi disturbi, il problema già oggi si fa molto psicoterapia. Poi la psicoterapia è un argomento molto ampio perché ci sono, credo, almeno 200 tipi di psicoterapia diverse, poi ognuno a seconda della sua personalità e del paziente com'è di personalità cambia qualche cosa Certo. perché è un rapporto esclusivo con cui si cammina verso il riconoscimento del problema e la sua rielaborazione e soluzione. E ci sono tecniche più lunghe, tecniche più brevi, tecniche che fanno riferimento ad alcune ipotesi, ad alcune conoscenze scientifiche sulla psiche umana. Tecniche come l'ipnosi che hanno una grande capacità dinamica di aiutare il paziente in maniera molto sintetica a ritrovare la via di elaborazione e mettersi in cammino verso la guarigione. Però è uno strumento, non è in sé la terapia, Certo, lei è diciamo. professore all'Università di Padova con Certo. un'esperienza gigantesca, ha scritto molti libri. Questo vuol dire che sono vecchio, Vabbè, non purtroppo. importa, no, beh, diciamo che ha saputo usare bene il suo tempo, Ma eh. sa, non è questione di usare bene il mio tempo, ognuno va nella strada che ogni cosa che fai e ogni strada che prendi non vedi le altre. Quindi io ho alcune strade che non conosco perché non ho seguito, ne ho cercate altre che sono magari un po' meno convenzionali, ma estremamente valide e interessanti, che vanno la pena di essere conosciute, esplorate e Ma questo a garanzia utilizzate. della domanda che le voglio fare, che poi in pratica se gliela facessi a Giuca Scasella capisce che avrebbe un aplomb diverso rispetto ad una persona che insomma ha speso la propria Certo. vita anche in maniera quantistica, perché il suo tempo l'ha saputo ben indirizzare, quindi sarà stato sicuramente più lungo rispetto ad altri che cercano di fare i furbi e il loro tempo è molto più ristretto. Ma detto questo, lei poi dopo si è affacciato a un altro capitolo della vita, che è quello che forse più affascinante per il pubblico, perché vorremmo dare tutti una risposta se qualcosa di diverso ci potrà capitare. Per esempio, in America hanno una cultura religiosa diversa, se quello che fanno lo fanno anche per un domani essere migliori rispetto, e noi invece una cultura più clericale dove tutto viene perdonato e quindi una Che sorta è di. tutto sommato è molto comodo, ma anche Sì. degli aspetti positivi, Certo, perché però lei ha voluto ecco. poi dedicare parte, anzi molto gran parte della sua vita, proprio agli stati di premorte. Questa è una curiosità perché un medico, uno scienziato, in qualche maniera dovrebbe avere tutte le risposte in saccoccia. Invece lei ha la curiosità della conoscenza. Allora, secondo me, beh, le posso citare due frasi, secondo me. Una un po' strana perché molto lontana e apparentemente non parte di questa cosa, che è Sant'Agostino. E l'altro è Erwin Schrödinger, che è premio Nobel per la fisica quantistica, per la fisica degli anni 30. Allora, diceva Agostino, non mi ricordo più il passo, perché questo purtroppo
che diceva i miracoli non sono incompatibili con la natura, ma con l'idea che gli uomini hanno della natura. Forse i miracoli non sono neanche miracoli, sono un riflesso della nostra ignoranza. E Schrödinger dice che i fenomeni che noi vediamo, che osserviamo, implicano delle leggi di natura. Noi ne conosciamo alcune, ma alcuni fenomeni implicano la conoscenza di leggi di natura che noi non conosciamo e che bisogna scoprire per riuscire a renderle intellegibili. Quindi tutto ciò che non appartiene a quello che io conosco e che appare incompatibile con quello che conosco viene tendenzialmente rifiutato a priori oppure messo in una specie di distanza di quarantena, di isolamento che viene chiamata parapsicologia. Certo. Ma secondo me la parapsicologia esiste solo intanto in quanto riflesso di un pregiudizio culturale, perché i fatti possono essere o veri o falsi, non sono parapsicologici o convenzionali. Se sono falsi è inutile scomodare una disciplina per metterci lì dentro. Se sono veri dobbiamo solo capire le leggi e questo fa parte della scienza. Nei Certo, ma negli stati di premorte. stati di premorte, allora il problema della premorte o del confine della vita, diciamo che questo è il problema fondamentale dell'unità, dell'umanità. È il problema fondamentale perché l'idea da dove veniamo e dove andiamo non è un problema da poco e questo è un problema che non ha risolto l'umanità dall'inizio della storia fino adesso, Anche in per dare un maniera significato alla nostra tantomeno può esistenza. essere risolto in maniera logica o razionale e basta, richiede altre facoltà della mente per essere più intuito che non quantificato in termini oggettivi. Rimane un mistero perché l'esistenza è un mistero e come dicono anche i mistici sufi e anche i taoisti, in fondo l'esistenza ha la sua radice nella non esistenza, che è il prenascita, indipendentemente dal fatto che non esista nulla, non sto sostenendo tesi Certo, adesso di certo. tipo metafisico. E siccome tutti dobbiamo morire, anzi la morte è l'unica certezza che noi abbiamo, in maniera direi che si può vivere serenamente, su questo poi se ne può parlare, della Certo. serenità della vita e della morte, noi siamo destinati a non esistere. Probabilmente l'angoscia della morte, secondo me, nasce dal nostro ego. E noi cerchiamo in tutta la vita di attaccarci a creare un mondo stabile, il più possibile deterministico, più possibili certezze, cercando di dimenticare la morte, ma questo non porta a nessun risultato, Abbiamo ovviamente, l'eternità nella no? testa, Esatto, soltanto. abbiamo l'eternità nella testa, ma soprattutto la paura di morire perché siamo attaccati al nostro ego. Se io per assurdo non avessi il mio ego, di essere vivo, morto, eccetera, la cosa fa parte della natura, Certo. ma mi preoccupa già un po' meno. Questo è argomento di profondissime speculazioni filosofiche, sia nelle correnti mistiche, sia nelle filosofie orientali, Ma c'è con qualcosa un'ottica che diversa. unisce tutti coloro che hanno avuto Esatto, delle poi esperienze? l'esperienza, cosa succede? Che probabilmente l'esperienza di premorte è quello che è l'idea di un possibile distacco della mente o dell'anima dal corpo, di una sopravvivenza alla vita fisica, nasce anche empiricamente dalle osservazioni dei morenti di tutti i tempi. Se partiamo dal mito di Er, citato da Platone, del soldato che messo sulla pira per essere arso perché era morto, poi in realtà dicono all'epoca ritorna in vita e racconta le cose meravigliose che ha visto, e che fanno parte del mondo metafisico, come molte altre esperienze di morenti di tutti i tempi. Allora, questo dà l'idea che ci possa essere qualche cosa, ma non dimostra assolutamente nulla, perché può essere solo un fatto di un vissuto, così chiamiamolo onirico, o di un'aspettativa che io ho di un al di là e me lo costruisco come mi pare Certo. quando penso di morire. In realtà no, non, le ipotesi che sono state fatte di questo tipo non bastano a spiegarne la fenomenologia che oggi conosciamo, perché le esperienze di premorte che avvengono prevalentemente in condizioni critiche, cioè in condizioni di arresto cardiaco, di gravi politraumi, di shock emorragici, hanno una fenomeno sono relativamente frequenti, hanno una fenomenologia del tutto particolare, che non si presta a essere spiegata in maniera esaustiva con nessuna ipotesi, né di tipo psicologico sull'aspettativa dell'aldilà, né di tipo meccanico sul fatto che questo sia l'esclusivo prodotto di danni cerebrali. Questi possono avere il loro ruolo, senz'altro, non è Certo. che non hanno nessun ruolo, ma la fenomenologia non viene spiegata e quello che noi sappiamo di scientifico sono ancora soprattutto come meccanismi, sono ipotesi e speculazioni che derivano dalla conoscenza della fisiologia delle aree cerebrali che possono essere coinvolte in questo. Ma dire che questo succede non c'è la dimostrazione concreta fatta sui pazienti, né forse ci sarà mai, perché
È difficile studiare un paziente in arresto cardiaco con indagini sofisticate Immagino. come una risonanza magnetica, cioè, Logico. devi rianimarlo, se no Certo. muore prima di arrivarci. Quindi, Prima il fisico, per alcune chiaramente. cose, prima alcune cose non si potrà mai fare studi che vadano proprio a dimostrare che succede questo. Certo. Le ipotesi sono interessanti, hanno una loro plausibilità e vale la pena di tenerle in considerazione e anche studiarci sopra. Ma anche quando fossero dimostrate, non spiegano tutta la fenomenologia. Quindi rimane un argomento estremamente. Le esperienze che lei ha potuto raccogliere di questi casi, della sua esperienza. Sì, allora sono esperienze di diverso. Il racconto più che altro. Esatto, è un racconto, molto lucido, molto coerente e può essere di intensità e profondità diversa. Ci sono delle scale apposta per studiare queste esperienze e poterle quantificare come livello di profondità. Quindi hanno diversi elementi e non tutti i pazienti ce li hanno tutti. Allora, gli elementi più fondamentali che si trovano, poi questo è il bello, in tutto il mondo, in tutte le culture, con alcune differenze, ma sono differenze marginali, non del tipo non di esperienza, certo. non sostanziali, sono la sensazione di mantenere una coscienza addirittura spesso più lucida di quella convenzionale, di vedere una luce che ha caratteristiche non naturali, quindi né la luce del sole né la luce artificiale. Vedere in circa un quarto dei casi un tunnel con o senza la luce in fondo, entrare in una dimensione, chiamiamola soprannaturale, comunque non trascendente, non del mondo fisico che noi abbiamo, in cui viene sperimentata nella stragrande maggioranza dei casi una grande pace, una grande serenità profondissima come mai uno ha vissuto. E dall'altra parte, in questa situazione si possono avvenire altri fenomeni, come per esempio una revisione panoramica istantanea di tutta la propria vita, come una sorta di bilancio, l'incontro con parenti o amici deceduti, qualche raro caso del passato, ma adesso io non ho la citazione da dare, di qualche paziente che ha saputo che il loro amico che non vedono da anni è morto perché l'hanno visto in questa cosa e non sapevano che era morto. Incredibile. E che è, questo è molto allarmante e mettiamolo nella scatola del sapore parapsicologico certo. con le cose che abbiamo certo. detto prima sulla parapsicologia. Oppure l'incontro con parenti deceduti con cui si ha un colloquio o l'incontro di entità spesso non meglio definite. Cioè possono essere anche i santi dell'iconografia cristiana, ma questo è in una strettissima minoranza di casi. Per lo più sono entità cosiddette superiori, esseri di luce con cui c'è una comunicazione di tipo empatico, non a parole o concettuale. Certo. E questo, per esempio, se fosse un'attesa dell'aldilà come mio me lo sogno da cattolico, mi immaginerei più facilmente uno scenario con tutta l'iconografia cristiana, non certo una esperienza di cose incompatibili con la mia visione religiosa. È vero che chi poi ritorna indietro, insomma, è anche mezzo dispiaciuto. Eh beh, certo. Allora, spesso c'è il senso di un limite. E il limite può essere perché questa entità con cui uno parla ti dica non è il tuo momento, devi tornare indietro. Oppure succede spesso questo. Questo sì, è abbastanza frequente. Oppure ci sono elementi della vita che ti trattengono indietro. Per esempio, una madre con dei figli piccoli, no, può sentire lei stessa la necessità di tornare indietro senza che nessuno glielo dica, o che comunque sa che deve tornare indietro perché non può ancora andarsene, anche se questo è stato e queste cose nessuno vorrebbe tornarci indietro. Quando si ritorna indietro, ovviamente uno sta molto peggio di quanto non stava certo. in condizioni dell'esperienza che ha avuto. C'è stato chi anche si è arrabbiato con chi l'ha rianimato, riportato aneddoticamente, ma d'altra parte è da pensare che se uno sta bene psicologicamente come sensazione certo. e poi si risveglia in un corpo che come minimo è probabilmente in un pronto soccorso, in una rianimazione con tutta la terapia che stanno facendo, non è difficile certo. pensare certo. che uno la viva in questo modo. Ecco, siamo qua. Ci sono delle cose che sono ancora misteriose, nel senso che non le conosciamo, ma sono intriganti per questo, ma tutt'altro che parapsicologiche. Certo. E questo lo sappiamo già da 2500 anni, se vogliamo solo renderci conto che siamo molto più ignoranti, molto più con un contatto labile con la realtà e la vediamo solo da un punto di vista molto provvisorio, molto parziale. E questa è la gran cosa, perché la realtà è infinitamente più ricca, interessante, affascinante di come l'abbiamo codificata anche nel XX secolo. Più cose conosco e meno conosco. Vi ringrazio, professore. È stato un piacere. Grazie.